Questo non posso evitarlo. Perché è ciò che ho sempre fatto. È così facile starti accanto. Noi siamo più simili di quello che immagini. Noi non siamo poi così distanti. Questo non posso impedirlo. Dicono che sia insano, come una specie di ossessione. Dicono che invadere la privacy di qualcuno sia un reato, perché non posso appropriarmi della vita di qualcuno. Ma loro non sanno niente. Loro non sono come noi. Sottile sesto senso mi dice che qualcosa non va. Prova a chiamarti. Anche Davide mi risponde. È successa una cosa, mi serve il vostro aiuto. Che combinato stavolta? Nessun giudizio, promesso. Cavolo, veramente l'hai fatta grossa. Che fai? Devo farti vedere. Non funziona. Cercando di capire che cos'è che non va. Ma chi è stato? Non lo so, non ho idea di chi potrebbe fare una cosa del genere. Potrebbe essere stato qualche tuo vecchio. No, erano solamente sul mio telefono. Qualcuno deve essere riuscito a entrare. Non lo so, Michele, sei tu che ti occupi di queste cose? Sta tranquilla, principessa. Ora andiamo da Davide e sistemiamo tutto, ok? Sì, sì, lo so. Però ti dobbiamo parlare urgentemente. Ciao. E voi che ci fate qui? Abbiamo il problema.
Qualche bastardo ha rubato le foto di Ginevra e le ha messe sul web. Sono ovunque. Davide! Arrivo! Che fai? Stiamo aspettando tutti te! Quindi ci lasci così? Scusate, devo andare. Eh? Devo andare. Ehi! Ma dove? Su via. Dimmi nello specifico cos'è che hai fatto. Ti fidi di me? Cassandra, sono tanti anni che vieni qua nel mio studio e sai che ciò che viene detto qua dentro rimane. Cosa credi che i tuoi... No. Non parliamone. Torniamo a quella faccenda. Cos'è che ti ha spinto il tuo volerti appropriare di tutto, anche se non è tuo? Chi l'ha detto che non è mio? Quella ragazza è qualcosa che mi appartiene. Lui mi appartiene. Ok, ma chi ha detto questa cosa? Cioè, comprendi la differenza tra realtà e fantasia? Riesci a distinguere queste due cose? Lei? Stai provando a farti nuove amicizie, come avevamo detto? Amicizie? Ho già amicizie. Io parlo di persone reali, persone con cui condividere un pomeriggio, con cui andare a fare una passeggiata, non ragazzi dietro uno schermo. Non ti piacerebbe? No. Va bene. Allora, riprendiamo a parlare di questa ragazza. Hai detto che l'hai dovuta svergognare. In che modo? Cassandra, io ti conosco. In fondo non sei una cattiva ragazza. Puoi aprirti con me. Non devi necessariamente chiuderti in te stessa. Voglio solo poterti aiutare. Devi capire che non puoi punire una persona per qualcosa che ha fatto solo nella tua testa. Il tempo sta per scadere. Tornerò la prossima settimana. Thank you.
A volte dimentichiamo quanto la nostra privacy sia stata annullata dalla tecnologia. Tutti possono sapere qualcosa su di te, anche quello che magari nessuno avrebbe mai dovuto sapere. E quel che è messo sul web resta sul web, per sempre. Fingiamo sempre di dimenticare quanto il mondo fosse bello quando era offline, quando solo quello che volevamo mostrare era visibile agli occhi dei più. Ma la tecnologia ha alimentato la nostra curiosità amplificandola, sino a farla diventare una dipendenza. Quanto potete fidarvi ora del fatto che la vostra intimità sia ancora del tutto nelle vostre mani?